Partirò da un testo letterario. La letteratura, la scrittura letteraria, ha questa caratteristica. L'autore deve volere bene, deve amare l'eroe, il personaggio di cui parla. Un lettore riesce a coinvolgersi nella lettura, riesce a seguire le vicende del personaggio, dell'eroe, a una condizione, che l'autore ami il suo eroe. Delitto e castigo, Dostoevskij. Il protagonista è un assassino. Ha ucciso un'usuraia, una vecchietta. Ma l'autore vi partecipa in una maniera tale, lo descrive in una maniera tale, che il lettore si coinvolge ed è preoccupato per lui se gli succede qualcosa. Ecco, questo rapporto d'amore all'interno della scrittura letteraria, trasportarlo nella vita. C'era un tale, se la passò molto male nella Russia sovietica, Mikhail Bakhtin, che diceva che bisogna collegare queste due cose, l'arte e la vita, e finché sono scollegate, è un altro di quei disastri di cui si parlava prima. Shakespeare. Il mercante di Venezia. Il mercante di Venezia è il titolo che Shakespeare dà alla sua opera. Ma nell'opera questo mercante di Venezia non è il protagonista. Si chiama Antonio. Siamo nel momento di transizione da una forma sociale precedente a questa forma sociale, a questa forma sociale in cui niente per niente, qualsiasi cosa in funzione di qualsiasi altra cosa, lo scambio, il dare per avere, la fine del dare in perdita, la fine del dare per niente. Questo è un mercante, Antonio, ed è malinconico. La prima scena è questa, che gli amici dicono, usciamo, andiamo a divertirci. Lo sapete, vi guasto la serata, dice lui. Qualche amico associa ciò che farà Freud molto tempo dopo, la malinconia col lutto anticipato. La malinconia col lutto anticipato. E dice, evidentemente ti sei innamorato. L'innamorato è sempre malinconico. Ma no, 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 non è questo. Sì, lui è in una situazione di lutto anticipato perché percepisce in maniera forte e chiara la transizione da una forma sociale ad un'altra. Sa che qualcosa sta morendo, qualcosa si sta perdendo. E che cosa? Questo che fa lui ancora. Lui dà denaro per niente. Se un amico, Bassanio, che deve andare lì a conquistare la sua amata, gli chiede l'ennesimo prestito, lui gli fa il prestito. E quando l'amico cerca di trovare delle scuse per chiederglielo ancora, dice: ma non c'è bisogno. E quando questa volta lui si trova senza soldi, sapete, nel commercio può esserci una cosa del genere, lui chiede all'usuraio che più usuraio non c'è e che rappresenta ormai il nuovo sistema, quello delle banche attuali. Allora, perché questo? Sentite, c'è anche il film, no? Se l'avete visto, Il mercante di Venezia. E siccome devono farlo capire a noi adesso tutto questo fatto,
Insomma, il regista fa capire che, insomma, Antonio è innamorato di Bassanio, ecco, e c'è una omosessualità di fondo, ecco. No, no, in Shakespeare questo non c'è. È un rapporto di amicizia, è un dare per niente. Dove deve andare Bassanio? Bassanio deve andare a chiedere la mano, ma c'è già un rapporto d'amore fra i due, di una ricca ereditiera. Il padre, e qui c'è il maschio, il padre preveggente ha detto: guarda, mi devi fare una promessa alla figlia, si chiama Porzia, mi devi fare una promessa. Qualsiasi persona venga a chiederti la mano, la devi sottoporre a questo test. Tre scrigni. In uno solo di essi c'è, lei dice, ci sono io, ci sono io racchiusa nello scrigno. È l'immagine di lei chiusa in uno degli scrigni. Uno scrigno d'oro, uno scrigno d'argento e l'altro scrigno il piombo. Beh, se voi conoscete le favole, Cenerentola, eccetera, eccetera, già potete indovinare, insomma, dove sta l'immagine. Ma perché sta là dentro? Allora, sullo scrigno d'oro che c'è scritto? Chi sceglie me avrà tutto ciò che desidera. E beh, il pretendente dice desidero lei e si butta sullo scrigno, non c'è niente lì. Lo scrigno d'argento è quello proprio, l'argent, l'argent che fa la guerra, è lo scambio, e infatti c'è scritto chi sceglie me avrà tutto ciò che si merita. Eh beh, io me la merito questa, e quindi sceglie e sbaglia. Poi c'è l'ultimo scrigno, quello di piombo. Attenzione, Shakespeare descrive Antonio il mercante malinconico perché sta finendo un'era. Lo descrive con gli stessi aggettivi del piombo. È bellissimo. Il piombo, l'oro è eloquente, no? L'eloquenza dell'oro. E l'argento se la cava pure bene. Il piombo è muto, il muto piombo, nero, come la cenere di Cenerentola, no? Non serve a niente. Che cosa c'è scritto sullo scrigno di piombo? Chi sceglie me rischia di perdere pure quello che tiene. Bassanio, perché c'è un rapporto d'amore, sceglie lo scrigno di piombo. E nello scrigno di piombo c'è Porzia. Che rapporto c'è? Adesso questa è la domanda. Che rapporto c'è fra lo scrigno di piombo e l'amore? Fra lo scrigno di piombo e la donna amata? C'è un rapporto di somiglianza. Ma non è la somiglianza del concetto. Non è la somiglianza in cui tutti i quadratini rossi, no, nell'insiemistica che facevamo a scuola, li mettiamo insieme, e tutti i quadratini tondi li mettiamo insieme anche se sono rossi, e poi distinguiamo tutti questi tutti insieme rispetto ai quadratini e ai tondini neri. No, non è l'insiemistica. Che rapporto c'è? Non è un rapporto, non è una somiglianza semblativa, è una somiglianza, come la chiama? La possiamo chiamare elettiva. Una somiglianza agapastica, ci metto dentro l'amore, una somiglianza agapastica, ecco. Che cosa succede a un certo punto? Che Antonio, quello che ha fatto il prestito, andando dall'usuraio, si trova nei guai. E questione di vita o di morte. E Porzia dice, se Antonio ama me, ho sbagliato già. Se Bassanio ama me e però è anche amico di Antonio, un rapporto fra Antonio e me ci deve essere. Io Antonio non lo conosco proprio, però se è amico di Bassanio e Bassanio mi vuol bene e vuole bene pure a lui, evidentemente ci deve somigliare all'anima mia, così dice. È un rapporto di anima, sì. Deve somigliare all'anima mia.
E che cosa fa? Ho finito. E che cosa fa? Si traveste da avvocato e va a difendere nella corte dove processano, e se la passa male, Antonio, il mercante malinconico. E che cosa dice all'usuraio? Prima chiede: tu riconosci di essere colpevole ad Antonio? Riconosci di essere colpevole? Sì. Dice all'usuraio, vedi, ha riconosciuto di essere colpevole, quindi lo devi perdonare. Lo devo perdonare. Sì, lo devi perdonare. E qua c'è un'altra somiglianza. Il perdono ti rende simile a Dio. E che similitudine è questa? Non dello stesso recipiente, l'insiemistica di prima, no, un'altra somiglianza sempre dello stesso tipo, quella di carattere elettivo, quella di carattere, come l'ho chiamata prima, agapastico. Ecco. Questo racconto che ho fatto si conclude con una parabola, che non è una parabola inventata, ma è semplicemente l'ordine delle cose. Io condivido pienamente tutto quello che è stato detto da chi mi ha preceduto. C'è una situazione per la quale questa fase, la fase del capitalismo, quella prevista da Antonio, ma adesso è arrivata, io l'ho chiamato capitalismo cieco, sia nel senso proprio che non vede dove sbatte il naso, e per quei motivi che abbiamo sentito, e sia perché è in un vicolo cieco, bisogna uscirne. C'è una situazione aberrante, che è quella della separazione, che sta all'inizio di questo sistema, fra il pubblico e il privato. Nel privato, attenzione, mi riferisco al privato, non alla privatizzazione, mi riferisco al privato di tutto, il privato che più privato non potrebbe essere, quello dei rapporti privati. Ciascuno di voi, fate un esame veloce di coscienza, se si accorge, non che l'innamorato, l'amante, no, semplicemente l'amico, l'amica sta con lui per qualche motivo, per qualche interesse, perché ci guadagna qualcosa, perché ne trae qualcosa, chiama questo rapporto amicizia interessata, amore non vero. Qual è l'amore vero? Qual è l'amicizia vera? Quella, sì, zero, quella del diritto all'infunzionalità. Essere ciascuno di noi, pensate a voi stessi, vorrebbe essere voluto bene per niente. Non perché so fare questo, so fare quest'altro, sono amico di quello, sono amico di quell'altro, sono sistemato. No, ma perché è voluto bene per se stesso, come fine in sé. Ciascuno di voi vive così questo sentimento. Ecco, trasportare questo nel sociale. Il diritto all'infunzionalità, pensate, in nessun vocabolario di quelli che ho consultato io, delle diverse lingue che conosco, c'è la parola infunzionalità e tantomeno l'aggettivo infunzionale, non esiste. Esiste funzionale e funzionalità. Noi dovremmo essere funzionali e accettare quest'idea che o sei funzionale o non mangi, o produci o non mangi. Ecco, una forma sociale diversa è quella del dono, è quella del trasportare ciò che accade nei rapporti privati, dove c'è anche la situazione per la quale io sono preoccupato per l'altro. Noi conosciamo, questo lo dico velocemente e ho finito, noi conosciamo soltanto due modalità della frase avere paura dell'altro. Avere paura dell'altro può significare sentire la paura dell'altro. Che cosa vi dice questa frase? Io sento la paura dell'altro. Può essere o che sento che io ho paura dell'altro, o che sento che l'altro ha paura di me. Sentire la paura dell'altro è una terza cosa, è l'essere preoccupato per lui. Sentire la paura sua.
nell'analisi logica c'è il genitivo soggettivo, se sento la paura che l'altro ha. Genitivo oggettivo, se sono io che sentire la paura e sono io che la sento e dunque l'altro è oggetto. Manca quest'altra possibilità, sentire addosso a me la paura che l'altro ha, che essere preoccupato per lui. Questa terza possibilità di genitivo, secondo l'analisi logica, l'ho chiamata genitivo etico. Abbiamo tanto bisogno di genitivi etici in questo momento. Thank you.